prego a posto buonasera, anche quest'anno siamo sono il dirigente scolastico del liceo Paolo Giovio, professor Nicola D'Antonio. Anche quest'anno ci siamo attrezzati per degli interventi di orientamento online che quest'anno saranno invece integrati. Buonasera. A anche quest'anno sono il dirigente scolastico del liceo Paolo Giovio, professor Nicola D'Antonio. Anche quest'anno ci siamo attrezzati per degli interventi di orientamento che quest'anno saranno invece integrati. Buonasera. Anche quest'anno sono il dirigente scolastico del liceo Paolo Giovio. Buonasera, rieccoci. Scusate l'interruzione, ma c'è stato un problema tecnico che ha impedito di, di continuare nella diretta. Allora, come dicevo, io sono il dirigente scolastico del liceo Paolo Giovio, ehm, Nicola D'Antonio. Anche quest'anno eh, abbiamo optato per degli open day. Sulle diverse c'è ancora un problema tecnico che non riusciamo a capire perché. Sento di nuovo la mia voce che parla con quello che ho già detto. Spero che comprendiate anche perché in questo momento io sono nell'aula magna dove ho davanti gli studenti e i professori che interverranno dopo. Non so quante persone a casa mi stanno vedendo e mi stanno ascoltando. È una situazione assolutamente incredibile, anche abbastanza strana e interessante, e per cui le mie parole si perdono nell'aere dovremmo essere a posto sì, adesso sì, siamo, siamo a posto stavolta, Vincenzo io chiedo a Vincenzo il nostro assiste, assistente tecnico se siamo a posto allora rieccomi io continuo a non vedere nessuno per cui voi sentirete le mie parole mi vedrete anche ma io non vedo nessuno quindi sto parlando in questo momento a quest'uditorio di studenti e professori che poi interverranno allora dicevo anche quest'anno nonostante l'emergenza sanitaria sia finita in realtà abbiamo deciso di continuare nelle negli open, day a negli open Day a distanza divisi per corsi, per cui stasera ci sarà il liceo linguistico, il prossimo giovedì il liceo scientifico e il giovedì successivo ancora il liceo delle scienze applicate. Um, abbiamo preferito questa strada perché uh, le, no le richieste che noi abbiamo di Open Day sono tantissime e uh, abbiamo... Diciamo il timore di affollamenti che sicuramente, nonostante come dicevo l'emergenza sanitaria sia finita, possano creare dei problemi perché siamo comunque in una fase ancora, ancora difficile. Eh, questa sera presenteremo, come vi dicevo, il liceo linguistico. Interverranno dei docenti, interverranno degli studenti, verrà illustrato il piano orario, verranno illustrati i corsi specifici, in particolare le lingue dei diversi indirizzi e eh, in una in attenzione particolare verrà riservata al corso ESAPAC. Eh, quando, poi ci saranno delle serate dei pomeriggi anzi, non delle serate, in cui si potrà visitare la scuola, questa è la novità di quest'anno rispetto al periodo emergenziale precedente, le prenotazioni, siccome molti stanno scrivendo che non riescono ancora a prenotarsi, le prenotazioni partiranno il giorno. 23 novembre, quindi dal 23 novembre si potranno prenotare le visite alla scuola nel pomeriggio fissate il 30 novembre, il 1 dicembre, il 2 dicembre, il 5 e il 6 dicembre. Quindi visita per gruppi a scuola, sono già tante le richieste, cioè non c'è ancora l'apertura del. Del, del, della possibilità di prenotazione, già le richieste sono tantissime. Però quest'anno riusciremo per piccoli gruppi a far visitare, a far visitare la scuola. Um, noi risponderemo uh, alle vostre domande che potrete porre in chat che uh, segue la professoressa Boscaino che è il nostro referente dell'orientamento e alla fine della presentazione risponderemo a quelle domande che riguardano um, temi generali. Per quanto riguarda le, le questioni particolari se, ci sono sempre le due mail, quella della professoressa Boscaino e la mia, il preside risponde uh, alla quale indirizzare le richieste specifiche. Possiamo anche concedere dei, eh, degli appuntamenti particolari e nelle cinque serate di visita alla scuola comunque noi saremo qui a rispondere anche eventualmente alle vostre curiosità, ai vostri problemi, alla, a, a tutte le questioni che ci, vorrete, che ci vorrete porre. La serata, come dicevo, è organizzata in questo mio mh, discorso introduttivo che tra poco si concluderà. Poi passerò la parola alla professoressa Boscaino che illustrerà tutte le iniziative di orientamento e poi i docenti e i ragazzi de, delle diverse opzioni di lingue e, uh, i docenti e il, il docente che segue il corso ESABAC illustreranno nel dettaglio di che cosa, di che cosa si tratta. L'ultima cosa che io voglio dire è che um, noi veniamo da due anni difficili in cui abbiamo compreso che era è stato difficile per le famiglie e per i ragazzi scegliere la scuola, la scuola superiore. Eh, era motivato dall'incertezza, dalle difficoltà di interlocuzione. Eh, noi ci rendiamo perfettamente conto che è difficile scegliere la scuola superiore, perché la scuola superiore si sceglie già in base a un'idea di quello che sarà il futuro di ognuno dei vostri figli e delle vostre figlie. La scuola non è necessariamente collocata vicino a casa, quindi... Entrano i ragazzi e le ragazze in una dimensione che avvia verso l'età adulta e alle scelte fondamentali, proprio perché noi siamo consapevoli della difficoltà che è scegliere la scuola superiore. Invitiamo sempre a partecipare a queste serate che illustrano, attraverso le parole, quello che è l'indirizzo e gli indirizzi del liceo Giovio, ma anche eh, invitiamo a guardare con attenzione i piani di studio, perché il piano di studi chiarisce che tipo di scuola è quella che io intendo frequentare e, che, e chiede a chi sceglie di interrogarsi, in questo caso i ragazzi, anche se ci rendiamo conto che è difficile a 13 anni, se quelle materie che vengono insegnate in quello specifico indirizzo sono le materie che io preferisco e che amerei studiare. Poi studiare è un piacere, ma studiare in sé comporta anche una fatica, però questa fatica se è unita al piacere è foriera di grandi risultati. Se però noi non comprendiamo bene che tipo di indirizzo andiamo a scegliere, potremmo trovare delle sorprese abbastanza eh, diciamo, difficili da gestire. Io risponderò dopo alle domande della chat. Chiudo dicendo una cosa al momento, perché sicuramente sarà una domanda che voi ci farete: non sappiamo quando cominceranno le iscrizioni. L'unica cosa che possiamo dirvi con certezza è che saranno sempre online sul sito del, del Ministero. Passo adesso la parola alla professoressa Boscaino. Ci rivediamo dopo per la risposta alle vostre domande. Buonasera e grazie di esserci. Allora, buonasera, io sono Susanna Boscaino e sono la referente per l'orientamento in entrata del liceo Giovio. Allora, quali sono? Il preside già vi ha detto in grandi linee qual è la nostra offerta formativa. Uh, cominciamo oggi uh, con la prima riunione streaming dedicata al liceo linguistico, giovedì prossimo il 17 ci sarà un'altra riunione dedicata al liceo scientifico e giovedì 24 l'ultima dedicata al liceo scientifico delle scienze applicate. Ovviamente, anche se oggi avete partecipato alla riunione del linguistico, potete liberamente partecipare alle altre eh, due riunioni perché sono aperte a tutti. Poi, eh, dal 30 novembre abbiamo organizzato 5 mini open day: cioè la scuola sarà aperta per 5 giorni il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18, il 30 novembre, il 1 e 2 dicembre, il 5 e 6 dicembre. Ovviamente, potranno entrare solamente. 150 50 persone alla volta, eh, munite di mascherine FFP2, questo è obbligatorio, e potranno visitare la scuola, cioè quindi potranno parlare con gli docenti e gli studenti dei vari indirizzi e visitare i vari laboratori della scuola, la biblioteca e tutto ciò che, che noi offriamo ai nostri futuri studenti occorre una prenotazione obbligatoria dal 23 eh, novembre sul nostro sito, eh, poiché possono entrare 150 persone, ma non 150 famiglie. Quindi consiglierei di non superare il massimo numero di tre persone per gruppo familiare, altrimenti eh, vengono escluse diverse persone. Poi, eh, per quello, io ricevo online chi vuole prenotarsi. Ogni lunedì dalle 19 alle 20. Abbiamo cominciato questo lunedì. Si può accedere sul sito, si mh, compila un form eh, e quindi io poi la mando un link il giorno prima della riunione. E in queste riunioni online che faccio mi potete fare tutte le vostre domande, le vostre curiosità. Io cercherò di rispondere. Il preside, come ha detto prima, eh, risponde via mail a chiunque voglia porre delle domande. Sul sito, noi abbiamo proprio l'indirizzo mail eh, al, quale, al quale accedere eh. Abbiamo anche preparato uh, quattro stage pomeridiani, però per il liceo scientifico e per le scienze applicate. Probabilmente, probabilmente non ne so, in questo momento non posso esserne sicura, ci saranno anche degli stage per il liceo linguistico. Uh, il consiglio è di controllare sempre il sito alla pagina Orientamento in entrata Open Day perché lì troverete di giorno in giorno uh, tutte le notizie. Quindi a questo punto credo di avervi detto quali so, qual è la nostra offerta formativa e passerei la parola alla professoressa Petruzzi, Sofia Petruzzi di Lettere che vi parlerà del liceo linguistico. Buonasera, io sono Maria Sofia Petruzzi, sono una docente di lettere di vecchia data, ho insegnato in tutti gli indirizzi di questa scuola e ovviamente anche nel liceo linguistico quest'anno ho una quarta liceo linguistico, ma ho già accompagnato varie classi del linguistico dalla prima alla quinta. Il liceo linguistico nasce in questa scuola all'indomani della riforma Gelmini, eh, sulla scorta di un'esperienza precedente di sperimentazione maxilinguistica che aveva accreditato questa scuola ad avere diciamo le energie, le strutture, le competenze per allargare anche al linguistico eh, la propria offerta formativa. Mi addentrerò adesso più nello specifico dell'indirizzo che eh, intendo presentare a cui voi siete interessati. Il liceo linguistico è innanzitutto un liceo Uh, ha sicuramente la finalità di um, sollecitare negli studenti e far acquisire agli studenti le competenze linguistiche nelle lingue scelte. A proposito, le lingue sono l'inglese per tutti, e poi, secondo le varie combinazioni possibili, francese, spagnolo e tedesco. Si studiano tre lingue a partire dalla prima liceo. Dicevo, eh, l'obiettivo di questo indirizzo non è soltanto quello di sviluppare le competenze comunicative, senz'altro è questo, ma anche di ehm, permettere agli studenti di approfondire la conoscenza della cultura, della civiltà e ehm, della letteratura, poi a partire del triennio delle lingue scelte. Quindi il profilo ideale dello studente è quello sì interessato all'aspetto all tecnico della lingua e quindi alla comunicazione, ehm, alla traduzione e a queste attività, ma anche quello dello studente curioso, interessato alle culture europee e alle loro letterature. Naturalmente ehm, l'offerta formativa del linguistico è poi eh, corredata da una serie di attività curricolari ed extracurricolari di approfondimento che ehm, vi illustreranno meglio i colleghi. Eh, a partire dal triennio per quel che riguarda gli insegnanti di lettere si procede allo studio della letteratura italiana che ovviamente è... Eh, non solo significativa nello specifico ma anche trasversale a far acquisire competenze spendibili nelle altre lingue e in tutte le materie direi. Ultima questione, nei primi due anni si studia il latino e eh, direi che eh, questa, questo aspetto arricchisce L'offerta formativa del liceo non è affatto uno scoglio che deve spaventare, anzi permette di acquisire quella consapevolezza ulteriore nella riflessione sulla lingua che è, è poi appunto spendibile anche nella uh, acquisizione delle altre lingue, della lingua italiana e delle lingue europee e comunque permette anche di non perdere quell'aggancio con la cultura classica che è comunque appunto il panorama culturale in cui affondano le radici europee. Dopodiché mi taccio, dopo aver detto, dato voi la notizia più brutta, quella che si studia latino per due anni, ma guardate, che ho avuto anche degli studenti che poi hanno rimpianto di non averlo potuto studiare per cinque anni. Eh, e passerei la parola agli insegnanti di lingua, appunto, che affronteranno le materie specifiche dell'indirizzo. Buonasera a tutti, io mi chiamo Alessandro Fava, insegno al Liceo Giovio dal 2017. E Mi riallaccio molto volentieri a quanto la collega di lettere, Teresa Petruzzi, ha appena accennato, ha appena detto, riguardo soprattutto alla questione del liceo. E chi si iscrive al Giovio non si iscrive semplicemente a una scuola di lingue, ma questo è un liceo e nel liceo ci sono degli approfondimenti necessari, che sono innanzitutto l'approfondimento delle quattro abilità fondamentali in cui la lingua si esprime, ma anche la letteratura. Quindi questo è un dato assolutamente incontrovertibile. E che va assolutamente tenuto in buon conto. Eh, il livello di partenza della lingua inglese dal primo anno è in genere superiore al livello di partenza delle altre lingue, ma semplicemente perché inglese è una lingua comune e gli studenti di scuola secondaria di primo grado in genere studiano un'altra lingua. Qui, arrivati poi nelle varie classi in cui saranno collocati, potrebbe essere una lingua che altri studenti non hanno studiato. Quindi in genere l'inglese non comincia mai da un livello principiante, mentre in genere le altre lingue iniziano da questo punto. In genere inglese comincia da un livello B1. Ecco e le ore di insegnamento settimanali nel biennio per inglese sono 4, mentre diventano 3 nel triennio. Nel, nel primo biennio soprattutto si approfondiscono le quattro abilità fondamentali de, della lingua si cerca di completare il programma grammaticale che molti studenti hanno già iniziato e molto spesso anche con un certo successo nella scuola secondaria di primo grado a partire dal terzo anno si inizia a studiare anche letteratura letteratura va vista secondo me sotto due punti di vista il primo chiaramente un, un approccio assolutamente culturale come sosteneva prima la Sara Sapetruzzi, ma io insisto anche sul fatto che si tratta comunque di un insegnamento linguistico e quindi attraverso lo studio della letteratura si accede a un livello in genere intorno al B2, quindi si comincia da un B1 a un B2, addirittura verso il quinto anno e con il raggiungimento dell'esame di Stato i nostri studenti in genere arrivano a un livello C1, il livello C1 è quello necessario per il superamento dell'esame di Stato. Eh, implicitamente diciamo con l'insegnamento della lingua in questo modo eh, si possono preparare chiaramente anche le certificazioni di lingua però questa non è una scuola che prepara le certificazioni questa è una scuola liceale innanzitutto e che punta sul livello alto di lingua in sé poi implicitamente si possono preparare anche le certificazioni. In genere, io ho notato in questi sei anni che gli studenti tendono per inglese a giungere al, al quinto anno e a sostenere l'esame CAE di lingua inglese, semplicemente perché, essendo questi esami un po' a struttura matriosca, diciamo che l'esame CAE tende a compenetrare ovviamente anche gli altri, e quindi con una seduta unica in quinta chi supera questo esame chiaramente ha anche un buon passaporto diciamo poi per gli studi superiori e per il lavoro però ovviamente non è un fatto obbligatorio perché per noi è necessario portare comunque gli studenti a livello C1 per affrontare l'esame di Stato con successo, perché l'esame di Stato, ripeto, richiede un livello C1. Eh, ci sono mh, possibilità di stage all'estero, sia durante l'anno, ci sono alcune colleghe che hanno dato la loro disponibilità durante l'anno, ma anche durante il periodo estivo, quindi la scuola viene vissuta anche compiutamente da questo punto di vista. Eh, mi sembra di aver esaurito abbastanza gli, gli argomenti, casomai se avete poi delle domande eh, diverse, magari afferenti anche alle varie altre lingue, possiamo poi rispondervi eh, insieme. Grazie. Buonasera, io sono Barbara Farnioli, e insegno tedesco mh, al liceo Giovio. Questo dovrebbe essere il quarto anno. Partiamo dal perché studiare il tedesco? È la seconda lingua più rilevante in ambito scientifico. È la lingua della Germania, motore economico dell'Europa, la lingua della Svizzera, con cui confiniamo, è quella lingua che, inserita in un curriculum, aumenta le opportunità di lavoro. È la lingua associata a una tradizione filosofica. Studiare il tedesco al liceo linguistico. Significa studiare la lingua, la cultura e la letteratura. La lingua è lo strumento che, eh, il popolo, che usa un popolo per rappresentare se stesso. Lingua e cultura si sono sempre influenzate reciprocamente. Eh, questo significa che studiare la cultura è eh, considerare la realtà da un, punto diverso, da un punto di vista diverso rispetto a quello che... Magari facciamo, conosciamo noi, già, che già conosciamo. E poi anche studio della letteratura. La letteratura, certo, è lo studio delle opere d'arte di un paese, ma è anche studio delle opere letterarie. E attraverso lo studio delle opere letterarie, la lettura delle opere letterarie, si arriva a conoscere se stessi. Conoscere tanto e noi sappiamo che tanto più ci si conosce, tanto meglio. Sarà per noi capire, per capire per lo studente, quale eh, percorso universitario o professionale potrà poi eh, fare al termine degli studi liceali. Mm, la scuola è prima di tutto formazione e poi istruzione. Um, poi che dire ancora per quanto riguarda l'organizzazione oraria? Si tratta per il tedesco di. Tre ore nel biennio, quattro ore nel triennio. Eh, dal primo al quinto anno ci sarà l'intervento di un esperto madrelingua per un'ora alla settimana in compresenza con il docente titolare e il compito dell'esperto di madre, madrelingua è quello di esercitare la lingua parlata e anche di ehm, dare un modello fonologicamente e eh, formalmente corretto della lingua parlata e quello di dare anche delle informazioni corrette su usi e costumi del popolo, in questo caso tedesco. Mm, si dice che il tedesco è una eh, lingua difficile. Eh, mm, direi che per esperienza posso dirvi che studenti e genitori di studenti mi hanno spesso detto di studiare volentieri il tedesco perché ehm, si, è molto legata alla grammatica, una grammatica con poche eccezioni, non molto ampia e con poche eccezioni, una lingua trasparente. Il livello che eh, si raggiungerà sarà quello di un B1 al termine della quarta classe e eh, di un, per alcuni anche B2 al termine della quinta classe. Ci sarà la possibilità di fare delle certificazioni per chi lo vorrà. Naturalmente la lingua va eh, approfondita poi all'estero e quindi lo studio al liceo linguistico è un ottimo punto di partenza. Ci sarà la possibilità dell'anno all'estero a partire dalla quarta, ma ancora meglio con la maturità eh, si potrà approfondire la lingua nel percorso universitario eh, che verrà indipendentemente dal corso di studi affrontato. Io sono qui per qualsiasi domanda e ora passo la parola alla collega di Francese. Buonasera a tutti, è strano non vedervi però. No. Continuiamo così buonasera a tutti. Io sono Laura Todisco, sono una prof di francese del Liceo Giovio e sono qui per presentarvi il corso di studi di francese. E in particolare mi soffermerò sul dispositivo ESABAC Allora, come, le al come lo spagnolo e come il tedesco: anche il francese comincia al primo biennio da zero. Quindi non preoccupatevi se avete fatto francese o un'altra lingua alle medie, ricominciamo dall'alfabeto e dalle prime regole fonetiche per poi aggiungere, raggiungere le quattro abilità linguistiche e perché no anche un po' di interazione. Eh, la madrelingua ci sosterrà in questo percorso linguistico. Orale e insieme eh, porteremo avanti questo discorso. Come si studia il francese? Si studia da zero, il biennio con tre ore alla settimana porterà a un livello B1. Questo è il sogno e invece nel triennio raggiungeremo a un B2 in quarta e alcuni anche un C1 in quinta. Questo dipende eh, veramente dall'impegno e anche dalle possibilità che abbiamo poi di esercitare alcune competenze. Ehm, parliamo per livello ma parliamo adesso di alcune... Alcuni elementi specifici. Al liceo Giovio è presente un dispositivo ESABAC. Perché questa parola dispositivo? Perché la parola dispositivo implica veramente più azioni per raggiungere un obiettivo. Che cos'è ESABAC? È, è l'unione di esame di maturità e di BAC. Che corrisponde alla maturità in Francia, è eh, quindi il, il mezzo per ottenere un doppio diploma: il diploma di maturità italiana, il diploma di maturità francese attraverso l'esame di maturità. Come si raggiunge l'ESABAC? Si raggiunge eh, con lo studio di una materia non linguistica in francese la storia e con lo studio approfondito della lingua francese attraverso il metodo che si stacca da quello italiano e che propone l'analisi del testo. Cioè noi andremo a lavorare soprattutto sul testo letterario attraverso l'analisi del testo, attraverso la comunicazione. Ma non è solo questo perché Esabac propone anche ai ragazzi che cosa uno scambio quindi che vada al di là di un soggiorno linguistico lo scambio è uno scambio tra compagni tra amici tra famiglie che chiameremo poi la mia madre adottiva ma è anche eh, per esempio il progetto transalpo cioè darvi la possibilità di partire da soli per tre settimane e di sperimentare e mettervi alla prova che cosa si fa anche in Isabac? È curricolare, cioè fa parte del programma, la lettura di due testi durante l'anno, cioè di fare quello che si fa in un mondo un pochino più anglofono e più al nord, cioè arrivare a un discorso che parta da un romanzo attuale e che possa espandersi poi verso altre questioni. Eh, vi attendo uh, per, con domande, non voglio tediarvi e non è difficile, vedrete le mie studentesse. Ma perché tutto questo? Perché è uno scopo veramente europeo, quello di portarvi a studiare in un'altra università, in un'altra realtà, che sia quella del Belgio, quella della Francia, quella del Canada e via dicendo. O perché no, quella di un'esperienza un in Africa. A presto e scusate questo mio imbarazzo per il nulla davanti. Passo la parola alla mia collega di matematica. Buonasera a tutti, sono Bianchi Laura, insegno matematica e al liceo linguistico, ma anche al liceo scientifico, preferentemente nel biennio. Eh, perché è importante parlare della matematica anche per chi frequenta il liceo linguistico, perché il liceo linguistico è appunto un liceo e quindi eh, come abbiamo già visto, è importante una preparazione culturale trasversale che passa anche attraverso le materie scientifiche, quindi c'è matematica, c'è scienze dal biennio, dal triennio si introduce anche fisica. Guardando il quadro eh, noterete che in matematica nel biennio sono tre ore, esattamente come le lingue francese, tedesco o spagnolo a seconda di quale verranno scelte. Nel triennio oh, sembrano diminuire perché diventano due, ma sono accompagnate da due ore di fisica, quindi sono ancora quattro ore di questa materia, matematica e fisica insieme. Cosa cambia tra le scuole medie e, le, e il liceo per quanto riguarda una materia come la matematica? Eh, cambia tanto, cambia l'approccio alla materia. La materia eh, del liceo, la matematica del liceo è una materia che richiede anche lo studio, non soltanto l'esercizio. Che riprende alcuni argomenti che già conosciamo, per esempio i numeri naturali che abbiamo già fatto con la maestra delle scuole, della scuola primaria. Ma che le rivede in un'ottica più matura, quindi va a vedere eh, le regole, perché funzionano in un certo modo, quali sono le proprietà principali. Oltre ad essere di fatto la quinta lingua, cioè l'italiano, l'inglese, due lingue a scelta, anzi la sesta, perché c'è cioè il latino. La sesta lingua è la matematica, perché la matematica richiede un linguaggio appropriato, specifico, molto particolare, sia per quanto riguarda il lessico, sia per quanto riguarda i simboli. Lavorare con uh, un lessico appropriato, imparare a utilizzare i simboli, imparare a uh, sviluppare tutte le competenze dell'asse matematico, aiuta... Comunque ha una preparazione più completa, più trasversale e lascia aperta, comunque, eh, all'università la possibilità di andare a studiare materie scientifiche dove lo studio delle lingue può essere molto utile. Abbiamo sentito prima la collega di tedesco che, spiega, che vi ha detto quanto la lingua tedesca sia una lingua importante per l'asse scientifico. Ma eh, quindi abbiamo comunque sviluppato delle competenze trasversali studiando diverse lingue. Oltre al fatto che conoscere lingue ci permette di andare a studiare anche all'estero, anche le materie scientifiche. Non solo l'inglese che è fondamentale, ma anche altre, altre lingue possono essere utili perché. C'è la Sorbona a Parigi, è giusto che abbiamo parlato adesso del francese, dove non si studia poco e in Germania non conosco le università, ma sicuramente ci sono tante cose che si possono affrontare eh, con le varie materie. Quindi non si può scegliere il cielo linguistico pensando di non fare le, la parte scientifica. Ecco, la parte scientifica è comunque una parte molto importante e fondamentale. E direi che rimango a disposizione per domande eventuali e cedo la parola a un nostro alunno. Buonasera buonasera a tutti, io non sono un prof ovviamente, sono uno studente, però sono, mi è stato commissionato di rappresentare il corso di spagnolo e ho accettato più che eh, volentieri, sono uno studente di quinta, quinta linguistico, studio sia tedesco che eh, spagnolo e ovviamente inglese e quindi eh, presenterò un po' il corso di spagnolo e un po' cercherò anche di unire la mia esperienza in quanto studente al Giovio ormai da eh, 5 anni. Eh, per prima cosa volevo parlare della crescita personale che eh, questo, veramente questa scuola mi ha, eh, mi ha dato, quindi più da parte da studente. Eh, il Giovio è un ambiente che eh, veramente ti accoglie e eh, in qualche modo ti, permettetemi in termini Tira dentro eh, per tutte le attività che ha, che porta avanti e che veramente sono organizzate sia da noi studenti ma anche dalla buona volontà di presidi e prof che ci seguono. Eh, è un liceo per cui eh, noi studenti eh, ci mettiamo veramente anima e corpo per ehm, fare open day, eh, partecipare e. Anche noi siamo qua in aula, siamo 5-6 studenti perché ci teniamo eh, al fatto che si veda la bellezza e l'importanza di questa scuola e quanto questa scuola può veramente offrire. Eh, le materie, eh, come eh, anticipavano, eh, per quanto riguarda lo spagnolo sono 3 eh, ore, ore al biennio e poi si passa a 4 ore invece nel triennio come per le altre lingue. Spagnolo è di solito considerata essere la seconda lingua, la prima ovviamente inglese e nel mio caso la terza lingua è tedesco, e quindi, essendo seconda lingua, eh, si cerca eh, di arrivare a un livello eh, B2-C1 verso la fine eh, del percorso. Eh, nel, personalmente, nella mia classe, tutti abbiamo un livello eh, B2 di spagnolo e alcuni eh, decideranno anche poi di fare il C1, come è successo anche eh, gli anni scorsi. C'è l'ausilio di una prof madrelingua, come anticipavano prima, e che è veramente, io l'ho trovato fondamentale. Eh, spesso in spagnolo la prof madrelingua è proveniente dal Sud America, così da dare un, anche un altro punto di vista riguardo lo spagnolo, ma anche riguardo la fonetica, la pronuncia eh, delle diverse parole e anche dare un nuovo sguardo alla cultura, che non è solo la cultura della Spagna, ma anche di tutto il Sud America e ovviamente differisce a seconda dei paesi del Sud America. Eh, dopodiché, una parte importante del linguistico sono le certificazioni. Come accennato prima il prof Fava, non è, una, non è un corso di lingua eh, perché i corsi di lingua si fanno privatamente. Questo è un liceo linguistico. Quindi dà una preparazione liceale. Quindi tocca tutte le materie, che siano più umanistiche e che siano più scientifiche perché non è vero che non si studia matematica, non è vero che non si studia scienze, si studia anche, devo dire molto bene e a volte anche in modo approfondito e mh però dà anche la possibilità di eh, preparare delle certificazioni di lingua. Per inglese di solito è un C1, per spagnolo un B2 e per tedesco tra il B1 e il B2 a seconda di quanto eh, piace e di quanto appassiona la lingua. Eh, le certificazioni sono importanti in che ambito lavorativo e universitario? Eh, non incideranno sul vostro voto se deciderete di farle o meno, ma eh, sono, eh, danno la possibilità di accedere a corsi universitari magari all'estero, eh, si può accedere ad un'università, Università a Parigi con un B2 di francese, in Germania con un B2 di tedesco, eccetera. E anche in ambito lavorativo sono sicuramente un punto a favore ehm, se vorrete andare a lavorare in aziende, magari start-up che lavorano a livello più internazionale. Eh, il linguistico ti dà la capacità di comunicare, di parlare e di comprendere persone che vengono da eh, diverse parti del mondo, e quindi anche di comprendere la cultura, la storia, l'arte e la letteratura di diversi popoli, e quindi di aprire la mente. Perché è veramente eh, ciò secondo me che il linguistico eh, ti dà di più importante: è l'apertura verso le nuove culture, le nuove situazioni, le nuove persone, e anche la capacità di adattamento in un paese magari a te sconosciuto, ma che in qualche modo grazie alle lezioni. Eccetera, conosci, eh, conosci anche attraverso il lavoro ottimale devo dire di tutti i prof eh, attività per quanto riguarda la lingua spagnola nel corso di spagnolo sono il teatro in spagnolo, che è stata un'attività che purtroppo eh, io ho dovuto, ehm, diciamo, non ho fatto esperienza online a causa della pandemia di Covid, ma è stato comunque eh, molto bello ed è di solito invece in presenza, si fa a Milano e si vanno a vedere degli spettacoli in lingua spagnola per migliorare la lingua, ma anche per eh, conoscere un po' di più sulla storia della Spagna. Eh, Un'altra attività che eh, dà lo spagnolo sono i diversi corsi di scrittura creativa, che di solito si fanno verso il quinto anno e che sono fatti con un prof universitario che viene da Santiago. Eh, che si stacca un po' dallo spagnolo e si collega anche al francese, ma in realtà mh, si può fare. Se fate il giovio in generale, non solo il linguistico, c'è la possibilità di fare l'attività dell'Erasmus, alla quale io ho partecipato. Eh, io ho partecipato l'anno scorso ed era stata scelta la Spagna, quest'anno è scelta la Francia, se non sbaglio. E l'anno scorso so, esatto si alternano anno in anno. L'anno scorso sono stato a Santiago, è stato molto utile per la lingua, ma anche e soprattutto a livello umano. Di crescita personale è stato indescrivibile. Quindi, veramente l'Erasmus, poi, se verrete, eh, vi invito a candidarvi per vincerlo perché è Un'esperienza eh, fantastica. Eh, continuando sempre con i viaggi, eccetera, che è la parte un po' più eh, divertente per, per gli studenti del linguistico. Eh, il linguistico offre anche la, eh, offre la possibilità, insomma, facilita la possibilità di fare dei soggiorni all'estero. Possono essere durante l'estate, possono essere eh, durante l'anno, quindi possono essere trimestri, semestri o un anno intero. Poi eh, vedrete anche col vostro consiglio di classe e um, si fa per migliorare la lingua ma si fa per crescere a livello personale. Eh, altre, ehm, altri programmi a cui danno accesso, ehm, ad accesso linguistico sono anche ehm, magari dei programmi più internazionali che vorrete poi fare in vista di un, di un futuro universitario. So che a voi suona molto lontano, però io che mi sto approcciando al mondo universitario, perché ormai sono in quinta, devo dire che le certificazioni di lingua, ma anche semplicemente le mie conoscenze della lingua che ho, mi aprono l'accesso a molte più università di eh, magari una persona che non ha studiato altro. Tre lingue oltre l'inglese. Eh, io dovrei aver detto tutto da studente veramente il Giovio mi ha aperto un mondo io ho fatto un anno di liceo al concorrente liceo Volta di cui non parleremo male per par condicio però sono scappato e sono venuto al Giovio quindi <ride> per cui sono qua quindi i motivi sono abbastanza chiari il Giovio è molto bello è amministrato diciamo in modo eccellente le prof sono preparate e l'ambiente è eccezionale quindi veramente vi aspettiamo tutti quanti. Grazie, adesso passo la parola a due ragazze dell'ESABAC che danno la loro esperienza. Allora, eh, buonasera, io sono Silvia Cotrozzi e sono della terza LB del Liceo Linguistico. Uh, noi uh, facciamo la curvatura esabac, uh, questo significa, come ho spiegato prima, la Torisco uh, che facciamo comunque storia in francese e comunque ci concentriamo più sulla letteratura, eh, nella, eh, su, sulla letteratura nella parte della, eh, del francese. Um, io vorrei parlare comunque del francese, uh, comunque a partire dalla prima, perché io alle medie non ho fatto francese um, e questo comportava che comunque. Uh, avesse comunque uno svantaggio, pensavo invece, uh, partendo comunque dall'inizio, anche se ho fatto tedesco anche alle uh, medie, uh, comunque ero comunque uh, avvantaggiata in entrambe le lingue perché uh, non, uh, partivamo... partivamo comunque dallo stesso livello, cioè un livello base uh, in entrambe le lingue. Uh, e questo comportava che uh, io non avessi nessuno svantaggio comunque rispetto ai miei compagni che, um, che hanno fatto francese alle medie. <ride> Adesso passo la parola alla mia compagna che parlerà comunque un pochino del giochio. Buonasera a tutti, io mi chiamo Emma e frequento anche io la Terza LB. Uh, studio tedesco e francese e, e sono in indirizzo Sabac. Uh, per quanto riguarda il liceo linguistico, uh, come hanno detto in precedenza i professori, è un liceo, perciò uh, lo studio deve essere costante e anche uh, è fondamentale, secondo me, uh, trovare un metodo uh, efficace sia per l'orale che per lo scritto. Uh, come diceva prima la mia compagna, uh, le lingue, uh, ovvero nel mio caso francese e tedesco, iniziano da zero, mentre invece, come prima ha detto il prof, l'inglese ormai uh, si è già a livello B1 ci sono tantissime attività che possono che includono il liceo linguistico ovvero come esempio noi adesso siamo eh, reduci di uno scambio culturale con due ragazzi francesi che hanno passato tre settimane in classe con noi e noi speriamo a maggio di andare in francia e poi ehm, abbiamo anche un, uno spettacolo di teatro a milano eh, per la conoscenza della lingua e Um, io ho finito passo la parola a una ragazza di quinto buonasera a tutti io sono francesca gigliotti e faccio anch'io il quinto anno quindi finisco sto per finire appunto il mio percorso qui al giovio e dato che la presentazione è stata molto esaustiva, quindi è stato presentato tutto quello che c'era da presentare. Io vi porto la mia esperienza personale, semplicemente da studentessa qualunque, che ha scelto il Giovio proprio con, con il cuore. Mm, diciamo che se ripenso proprio al momento in cui ho scelto effettivamente di frequentare questa scuola, lo vedo come un momento lontanissimo, però me lo ricordo molto bene perché eh, la mia è stata una scelta personale, una scelta... Uh, veramente fatta con, uh, con il cuore perché uh, da subito, fin da subito l'ambiente uh, e soprattutto anche il corso che ho scelto sono, mi sono sembrati la cosa migliore appunto per me e questo appunto l'invito che faccio uh, a chi sta ascoltando in questo momento quindi di scegliere mh, consapevolmente soprattutto scegliere un qualcosa che magari non sarà il liceo linguistico però qualcosa che appassiona veramente e che eh, piaccia, perché se si fanno le cose e se si intraprende un percorso con voglia, con eh, spirito appunto di eh, iniziativa e voglia di fare, ovviamente sarà più facile e sarà un'esperienza appunto magnifica, meravigliosa come lo è stato per me. Um, io studio, anche io studio tedesco e spagnolo, um, sono delle lingue veramente affascinanti per quanto mi riguarda, mm, sono trattate in modo molto completo come hanno già detto appunto e ehm, appunto è molto interessante l'approccio che eh, si ha il linguistico con le lingue, con la cultura ehm, e con tutto quello che poi è collegato. Quindi eh, studiare lingue è utile per il lavoro, per l'università come dicevano appunto i miei compagni e anche i professori e ehm, dà veramente un'opportunità in più appunto per il mondo di lavoro, del lavoro appunto che ci troviamo oggigiorno. Quindi veramente il linguistico è una scelta valida, è una scelta ehm, che io consiglio vivamente. Per quanto riguarda invece la scuola, eh, poi è bello appunto che da quest'anno si possa venire in presenza appunto a visitare e a scoprire un po' gli spazi della scuola, però veramente... Uh, il Giovio offre tanto uh, soprattutto poi se si frequenta appunto ci sono delle occasioni meravigliose non solo per studiare appunto stare sui banchi e impegnarsi ma anche per uh, socializzare, fare gruppo uh, crescere personalmente quindi uh, io consiglio appunto di fare una scelta consapevole di informarsi per bene e, e magari poi scegliere il Giovio e venire qui Grazie mille. Ecco, dopo questi interventi, se ci sono domande che ci volete porre tramite la chat, noi via via risponderemo. Non vediamo molte. Uh, richieste per cui uh, avremmo piacere che voi ci poneste delle domande. Per cui a quelle a cui posso rispondere io risponderò io. Ad altre invece possono rispondere più precisamente i docenti e gli stessi studenti. Per cui attendiamo se ci sono domande. E sì. Poi ci sarà la registrazione eh, sul sito di questa... Allora sul sito come l'anno scorso ci sarà il tour virtuale della scuola con tutti gli interventi sì, e tutte le... la, registrazione... la registrazione di quello che faremo di volta in volta nei, in questi tre incontri. Per cui il sito come diceva prima la professoressa Boscaino verrà sempre aggiornato con le ultime indicazioni e mh, diciamo, ha funzionato come elemento... Uh, centrale, nodale di tutte le informazioni necessarie. Ovviamente ci saranno anche altri momenti perché noi stiamo cominciando a visitare le scuole, ad intervenire nell'orientamento nelle singole scuole medie. Uh, ogni volta che saremo coinvolti daremo la nostra disponibilità, quindi tutto quello che si può fare. Uh, io tra l'altro faccio parte del gruppo provinciale dell'orientamento delle scuole. E, eh, vi preannuncio che ci saranno comunque degli incontri provinciali rivolti ai genitori e agli studenti sia delle, della, della classe terza della scuola eh, di, secondaria di primo grado ma anche ai ragazzi della seconda classe della scuola secondaria di primo grado perché l'idea comincia a essere quella di partire nelle iniziative di orientamento dalla seconda media. Questa era la vecchia denominazione. Sì, Vediamo se una domanda. Quante classi sono previste per il linguistico? Allora, le classi del linguistico, tuttora, allora, il linguistico ha quattro corsi stabili: LA, LB, LC ed LD. Il corso LA è ESABAC, quindi chi, si iscrive, chi sceglie ESABAC. C'è un solo corso e sarà il corso LA. Sul sito potete vedere nella sezione POF quali sono i criteri nel caso in cui le, le iscrizioni fossero oltre la capienza. Abbiamo poi: eh, il cor i corsi, due corsi di ehm, spagnolo e tedesco, e poi abbiamo il un altro corso di francese e eh, spagnolo. Quindi eh, che è quello esabac, ovviamente. Eh, eh, Francese e tedesco, sì, sì, l'avevo detto, ma no, siccome avevo previsto l'ESABAC mentre parlavo dicevo c'è francese e spagnolo, in realtà l'ESABAC è francese e spagnolo. Eh, e quindi quattro corsi sicuramente. Eh, ci saranno dei criteri di, di accoglimento delle domande, perché dobbiamo fare anche spazio eh, agli alunni che, non, che richiedono l'iscrizione anche in caso di non ammissione, diciamo che mh, quattro sono i corsi. Ecco, eventualmente non fosse disponibile il posto nel corso delle lingue che, che si vorrebbero fare, se c'è posto in un'altra sezione con altre lingue eh, si può richiedere di passare a quell'altra sezione. Le lingue si possono scegliere? Le lingue si scelgono all'atto dell'iscrizione. Sì, troverete nella domanda per qua, solo per quanto riguarda il liceo linguistico la scelta tra inglese, francese e spagnolo, inglese, francese e tedesco, inglese, spagnolo e tedesco. Uh, le ore, quante sono le ore settimanali e l'organizzazione? Allora, settimana. ah, sì, allora le ore settimanali in prima sono uh, 27. L'organizzazione settimanale è dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 13.40, nel caso in cui si svolga la sesta ora. Nel caso in cui, essendo il biennio di 27 ore, eh, sono previste 5 ore di lezione, l'uscita è alle 12.50. Eh, quali sono le attività extrascolastiche? Allora, le attività extrascolastiche molte le hanno citate i ragazzi. Ci sono le assemblee di istituto, le conferenze pomeridiane, Uh, sportelli didattici, momenti di incontro tra gli studenti, lo sportello di ascolto che funziona al mattino durante le ore di lezione per i ragazzi che richiedono un supporto di natura psicologica, ma non grave, ma insomma di confronto con specialisti. C'è la, il laboratorio teatrale pomeridiano, c'è il coro d'istituto, l'orchestra d'istituto, e poi tutte le attività che autonomamente. I ragazzi svolgono, eh, richiedendo tipo un Giovio Challenge, eh, c'è cioè sì. il debate, le attività di debate: le gare, le gare sportive, sì, eh, le, gare. le gare le olimpiadi di matematica, le olimpiadi di fisica, le olimpiadi di filosofia, le olimpiadi di italiano, le olimpiadi di latino. Ci sono i corsi di certificazione nelle diverse lingue. C'è per i ragazzi, questo non riguarda il linguistico, ma per i ragazzi dello scientifico, la possibilità di un corso extracurricolare di tedesco e tutte le attività che riguardano l'area delle scienze motorie, la partecipazione ai giochi sportivi provinciali e tutto quello che poi viene proposto annualmente nel nostro POF. Eh, aggiornato al, al triennio 2022-2025, trovate tutte le iniziative che eh, nel triennio si, si svolgeranno. Poi, ogni anno, ovviamente, visite e viaggi di istruzione, eh, visite ai musei, attività di approfondimento musicale, artistico, filosofico, matematico e scientifico. L'uso dei laboratori anche per i ragazzi del linguistico che hanno. Per, che hanno meno ore di area scientifica però se il docente ha la voglia e sente lo stimolo che avviene dagli studenti può utilizzare i laboratori che noi abbiamo ci sono tre laboratori di informatica e un, un laboratorio linguistico molto attrezzato che viene utilizzato anche per il pomeriggio per attività ci chiedono, l'unica materia CLIL è storia con ESABAC? no, uh, storia per ESABAC non è materia CLIL L'ESABAC per, per il conseguimento del diploma francese va fatta storia in francese con un programma che non è quello... Allora loro fa, svolgeranno dal terzo anno il programma di storia... Previsto dagli, dagli ordinamenti italiani e poi una parte delle ore con un programma di storia che eh, secondo gli ordinamenti francesi, quindi anche con una scansione temporale diversa, la preparazione riguarderà l'area linguistica francese, ma anche l'area storica francese. La particolarità dell'Esabac è che c'è una terza prova d'esame che è un uh, testo scritto di storia in francese e anche un colloquio in francese e si consegue il diploma ESABAC insieme al diploma italiano. Ovviamente si può conseguire, eh, eh, se lo studente diciamo, ha avuto difficoltà o le prove non sono positive dell'esame, consegue normalmente il diploma italiano ma non consegue quello francese. Però non è CLIL, l'ESABAC è proprio ordinamento ESABAC sperimentazione nazionale in accordo con la Francia. Mentre le esperienze CLIL possono essere anche di materie diverse dalla storia. Può essere storia dell'arte, può essere scienze o fisica, può essere storia e filosofia, ma non necessariamente eh, storia, mentre ESABAC è storia quanti alunni per classe? Eh, gli alunni per classe noi cerchiamo, allora, i nostri spazi sono tanti per tante classi, noi abbiamo 68 classi, eh, diciamo che eh, per svolgere una didattica eh, adeguata noi cerchiamo di mantenere le classi con un massimo di 27 alunni. Eh, ovviamente eh, il numero di alunni per classe dipende anche da quanti saranno gli iscritti e quante iscrizioni potremo accettare o meno. Ma no, il, la, la linea ministeriale, la norma ministeriale è una media di 27 alunni per classe, potremmo avere anche una prima di 29 alunni, ecco. Eh, poi ci chiedono quali sono i criteri di ingresso nel caso allora, di esubero. I, allora, i criteri di ingresso nel caso di esubero sono di aver avuto un consiglio orientativo della scuola media che sia di liceo, di qualsiasi liceo. Quindi la, il primo criterio in base al quale noi accettiamo le iscrizioni è che lo studente abbia ricevuto dalla scuola media l'indicazione liceo, non specificamente liceo linguistico. Il secondo criterio è che nella propria zona non esista lo specifico indirizzo. Il terzo criterio è di avere fratelli e sorelle che già frequentano questa scuola. Il quarto criterio è il sorteggio. Nel caso dell'ESABAC aggiungiamo un ulteriore criterio. Cioè, aver svolto l'insegnamento del francese anche nella scuola secondaria di primo grado oppure avere un livello di certificazione francese pur non avendo frequentato un corso di francese nella scuola secondaria di primo grado. Eh, poi, questa domanda io non la capisco, però sono previsti degli stage dal terzo anno, non eh, so che cosa. Co, allora, stage se si intende alternanza scuola-lavoro. A... Eh, non da... eh, non sì, s... no... sì. Sono dal terzo anno ma non sono stage in senso tecnico come un istituto tecnico. Eh, per esempio l'alternanza scuola-lavoro si svolge con scambi linguistici, si svolge con viaggi studio all'estero e si svolge con attività svolte a scuola o presso aziende ma presso aziende non... Come dire, la, a parte l'alternanza scuola-lavoro, il termine non è più alternanza scuola-lavoro, ma percorsi per le competenze e per l'orientamento. Quindi in realtà si scelgono quelle attività che aiutano i ragazzi a orientarsi per la scelta universitaria più che il lavoro. Voglio come dire, rafforzare il concetto che ha espresso il professor Fava. Um, bisogna aver chiaro che il diploma di liceo linguistico è un diploma che richiede il completamento degli studi all'università, cioè non è un diploma che può essere utilizzato immediatamente nel mondo del lavoro, è un diploma liceale che va completato con un corso post-diploma o con un corso di laurea all'università. Um, uh, I ragazzi hanno già a grandi linee indicato quali tipi di attività fuori dalla scuola vengono svolte e, uh, nel liceo linguistico, ovviamente si approfondiranno tutte quelle attività connesse ai percorsi per l'orientamento e per le competenze trasversali che rafforzano lo studio delle lingue straniere, o comunque la comunicazione, l'approfondimento di settori posso essere, possono essere anche il mondo della comunicazione e del giornalismo dove le lingue hanno una rilevanza rispetto alla tipologia di lavoro e di studio universitario. Quali sono gli indirizzi universitari maggiormente scelti dagli studenti che escono dal liceo linguistico? Allora, lingue, lingue eh. scienze politiche, c'è anche scienze politiche, l'indirizzo che riguarda gli interpreti e i traduttori. Uh, C'è anche chi fa scelte completamente diverse. diverse, anche matematica, perché no, sono casi rari ma sono accaduti come giurisprudenza oppure gli indirizzi internazionali di alcune facoltà come beni, o beni culturali, economia, ci sono dei corsi alla Bocconi ma anche alla Cattolica, anche all'università ad uh, di, uh, di impostazione economica dove si fanno dei percorsi di internazionalizzazione. Esiste, credo, alla Bicocca un corso di sociologia della globalizzazione dove si iscrivono anche studenti che hanno frequentato il liceo linguistico. Poi lo studente si può iscrivere ovunque, anche a medicina. Eh. Sì, quindi aperto a tutte Vabbè, le facoltà. Il, liceo, eh, eh, il, il corso quinquennale apre la possibilità a tutte le facoltà universitarie. Poi c'è un'altra domanda, sono previste giornate o gare sportive? Sì, sì, l'avevamo detto, ci sono i, i, le, le assemblee di istituto con i tornei di pallavolo, basket, corsa, calcio, eh, ci sono i giochi sportivi provinciali che stanno per partire, quindi le varie attività a o individuali eh, per le quali gli studenti... Partecipano alle gare organizzate dalla, dal provveditorato. Poi prima di questo, però, c'è la fase interna dei vari giochi sportivi. Per ora non ci sono altre non domande? Non ci sono altre domande? Diciamo che... No, non lo so. Aspettiamo qualche, altro aspettiamo minuto, qualche altra domanda. È... Se non ci sono altre domande, siamo sempre disponibili a rispondere via mail. Uh, o, o quando online uh, nell'orario indicato dalla professoressa Boscaino e ad altre domande per quelli che verranno poi in presenza a visitare la scuola e i laboratori. Credo che i ragazzi abbiano ben illustrato qual è il clima di questa scuola. Non c'è nessun'altra domanda? No, per ora no. Quindi... Per quanto riguarda le date delle iscrizioni... Ah, ecco. I professori che abbiamo conosciuto stasera sì. sono gli unici che insegneranno o si alterneranno con altri docenti? No, no per, so. per, fo, per fortuna non sono gli unici che insegneranno, perché avendo quattro corsi sarebbero veramente pochi, dovrebbero fare 38 ore alla settimana e non 18. Eh, ovviamente ci sono altri docenti di lingue, altri docenti di matematica, ci sono i docenti di scienze. Le docenti di spagnolo purtroppo non, non sono potute essere presenti, ma abbiamo tre docenti di spagnolo, che, eh, quattro docenti di spagnolo in realtà che si alternano eh, sui diversi corsi, per cui eh, poi saranno, oltre alla professoressa Petruzzi, altri docenti di italiano, poi c'è il docente di italiano sul biennio che in molte occasioni non è lo stesso docente del triennio, ma questo avviene per tutti i corsi. Noi abbiamo 137 docenti tra liceo linguistico, liceo scientifico e liceo delle scienze applicate, una parte dei quali insegna sul liceo linguistico, ma anche sugli altri corsi, eh, soprattutto i docenti di lingue. Tra, ovviamente parlo di inglese nel caso specifico, si alternano su tutti i corsi perché le 68 classi hanno tutte inglese. Infatti le certificazioni di inglese sono quelle aperte a tutti e, a, e hanno anche una grande, grande attenzione da parte di tutti gli studenti, anche di quelli che non sono del linguistico, in alcuni casi molto più motivati a, a seguire i corsi di certificazione. Aspettiamo altre ecco domande. Sì, è sì. domanda. I docenti di lingue fanno le lezioni in italiano o in lingua? In lingua? Se volete rispondere. <ride> cioè. Allora, eh. diciamo in lingua, ma risponderà il professor Fava, ma non è previsto ordinariamente che sia sempre in lingua la lezione di lingue. Sì. Prego, professor Fava. Allora, sì, ecco, effettivamente avrei potuto chiarire bene anch'io. Allora, ovviamente, noi di inglese cerchiamo sempre di svolgere la lezione in lingua. Naturalmente con grano salis, nel senso che soprattutto in prima. L'obiettivo fondamentale è l'efficacia della comunicazione, quindi capirsi bene. Poi ovviamente, e questo anche con l'apporto della docente madrelingua, eh, cerchiamo di eh, lavorare sempre sulla lingua e soprattutto di chiedere poi anche ai ragazzi di, per esempio, rivolgerci le domande in lingua. Però ovviamente non può essere un 100%, anche perché è davvero un po' difficile. Può tenerlo anche più mano. Ah, ah, ok, sì. Sì. Ah, ok, sì, ecco, <ride> Ob obiettivamente eh, non può essere, diciamo, sempre così. però è un obiettivo anche per abituare i ragazzi il più possibile a utilizzare la lingua e poi soprattutto anche per, eh, diciamo, un po' solleticare anche un po' le loro capacità di ascolto, di comprensione e soprattutto di interazione. Ecco, e in questo ripeto, anche la nostra collega madrelingua dà effettivamente il suo valido contributo per tutto questo. Insomma. Ecco, dobbiamo chiarire per una cosa che quello che vale per inglese non può valere per le altre lingue, perché i ragazzi, in gran parte, penso al tedesco, a parte chi già l'ha svolto nella scuola secondaria di primo grado o ha avuto esperienze di viaggi studio con la famiglia in Germania o in, nei paesi di lingua tedesca. Arrivare a parlare il tedesco in classe, forse la professoressa Fagnoli mi sosterrà, dal terzo o quarto anno. Dal quarto, qua, dal quarto anno si parla in tedesco in classe, ma i ragazzi in prima molto, in gran parte ignorano le, le basi della, della lingua tedesca. Lo stesso vale per lo spagnolo, che in genere viene considerato una lingua facile e poi in realtà gli studenti scoprono che è tanto facile non è perché ha una grammatica molto, molto complessa. Lo stesso vale per i francesi, a parte l'ESABAC, dove il livello di chi si scrive in prima noi pensiamo che sia già prossimo alla possibilità di utilizzo comunicativo e anche scritto uh, I ragazzi utilizzano libri digitali o in carta? Allora i libri digitali po allora, noi possiamo adottare libri es eh, esclusivamente in formato misto cioè che sono cartacei ma con la, il codice per l'accesso digitale. Il Collegio dei Docenti ha approvato un, un, delle indicazioni per cui verranno autorizzati i ragazzi a usare i propri supporti digitali per consultare i libri digitali. Però purtroppo noi non siamo ancora, non siamo non noi come scuola, il sistema del, del, dell'editoria non è ancora in grado di fornire solo un prodotto esclusivamente digitale. Aggiungo però una cosa, la difficoltà del prodotto digitale sta nel fatto che non tutti gli studenti, sembra una cosa strana ma lo abbiamo scoperto eh, con certezza, non tutti gli studenti possono avere un proprio supporto digitale per utilizzare libri di testo e noi non abbiamo risorse tali da poter fornire un, un tablet a ogni studente. Però le richieste che vengono fatte di utilizzo digitale noi le accogliamo a patto che il supporto digitale non sia collegato alla rete e non durante le verifiche. Nel caso di una bruciatura al primo anno si può rifrequentare la stessa classe sempre al Liceo Giovio? Si, la stessa classe si intende di liceo linguistico, non la stessa sezione, immagino. Allora eh, dipende dal numero degli iscritti. Eh, Quest'anno noi purtroppo non abbiamo potuto accogliere tutte le richieste dei ripetenti perché il numero di non ammessi alla classe successiva è stato molto alto e, e dovendo garantire anche la reiscrizione ai ragazzi che svolgevano l'esame a settembre noi abbiamo sul liceo linguistico in particolare, sugli altri indirizzi no eh, perché sono stati molti non ammessi al liceo linguistico. Qui scusatemi, apro e chiudo una parentesi. Um, noi non rimarchiamo uh, l'idea che sia un liceo linguistico perché vogliamo spaventare gli studenti, ma vogliamo chiarire allo studente che um, uh, la parola liceo nell'ordinamento sta a significare che uh, l'approccio allo studio è un approccio di tipo culturale, cioè non ci sono attività di laboratorio che sostituiscono discipline con dei contenuti. Cioè loro studieranno la matematica, la fisica, le scienze, l'italiano, il latino, il tedesco, il francese, lo spagnolo, eh, filosofia dal terzo anno, con le discipline che hanno dei contenuti. Poi si apprenderà anche la lingua, ma come dicevano i docenti di lingua, c'è cioè poi dal terzo anno la letteratura. E la prova d'esame è una prova in parte di comunicazione, di tematiche generali, ma anche di tematiche connesse alla letteratura. Molti studenti eh, trovano difficoltà perché pensano che l'approccio sia esclusivamente incentrato sull'apprendimento comunicativo delle lingue e poi scoprono che c'è la matematica, che ci sono le scienze, che c'è geostoria, che anche l'italiano e il latino richiedono un impegno. Cioè l'impegno dello studio è un impegno costante eh, di applicazione. Non si, si fanno 27 ore settimanali di full immersion linguistica. Questo può avvenire in indirizzi che diplomano in corrispondenze estere, in uh, scienze turistiche, dove il diploma consente già di lavorare in settori come quello del turismo, delle... Della, um, delle agenzie di viaggio, di tutto quello che negli alberghi dove si richiede una... Eh, molti ragazzi fanno anche delle attività di stage, dicevamo prima, eh, in alberghi o in agenzie, ma lo scopo è quello di consentire loro di parlare in lingua straniera. Quindi eh, diciamo mh, la reiscrizione... Normalmente è possibile, bisogna vedere quanti studenti possiamo accogliere, quindi anche per gli studenti noi abbiamo fissato un regolamento che stabilisce che eh, non tutti gli studenti ripetenti possono essere accolti e reiscritti. Lascio però la parola allo studente che chiarisce ulteriormente la questione. No, sì, mi sono voluto un attimo intromettere su questo tema eh, perché in realtà, appunto, come a detto molto bene il preside, eh, lo studio della lingua più incentrato sulla grammatica, sulla proprio fonologia è m, riservato ai primi tre anni, credo, e poi dal quarto al quinto eh, sì, ovviamente porta avanti, però soprattutto i primi tre anni danno le basi e le conoscenze necessarie, delle basi molto ampie e molto solide, che poi permettono di conoscere la cultura, la storia e soprattutto la letteratura di un paese che a mia opinione è la parte più interessante di questo percorso. Eh... Al quale, alla quale però è necessaria una previa conoscenza molto buona, molto solida della grammatica, ma non è una scuola che eh, prepara per lavorare in un albergo, come diceva il Press, cioè non solo per lavorare in un albergo oppure per eh, fare servizi appunto di ehm, turismo, eccetera, perché è un liceo e in quanto liceo fornisce la cultura e la fornisce anche sotto eh, altri punti di vista, le lingue, la storia, però noi ad esempio in tedesco studiamo la storia, dalla caduta del muro di Berlino in poi, eh, in spagnolo studieremo la mh, dittatura franchista, eccetera. Quindi è, è un periodo della storia al quale magari nel programma di storia classico, tradizionale, si fa un po' fatica ad arrivare o a svolgere completamente e invece in lingua riusciamo a farla eh, molto bene e anche si fa soprattutto in lingua che è la cosa poi più interessante e faccio una nota molto positiva all'insegnamento della filosofia che eh, è una materia assolutamente eh, il preside era un prof di filosofia ed è una materia attenzione molto... a quello che dici <ride> no no esatto, è una materia eh, molto buona e che veramente apre la mente eh, in un liceo e eh, credo sia veramente imprescindibile. Quindi ci tenevo a intromettermi per questo. Ecco, Chiudo, finì, completo la, la risposta alla domanda. Ehm, per quanto riguarda il numero di studenti, allora lo studente, se intende iscriversi, si deve iscrivere per, per tutto, facendo un ragionamento in premessa che abbiamo cercato di chiarire. Mi interessa quel tipo di indirizzo, sono disposto a qual è, in che chiave per il mio futuro vedo lo studio delle lingue, che è uno studio delle lingue, come ha spiegato adesso um, il nostro studente, culturale e comunicativo, non solo comunicativo. Questa è la domanda da porsi. Poi, ci sarà spazio o meno? Questo dipende dal fatto che le scuole hanno un determinato spazio, una determinata capienza che ha a che fare con la sicurezza degli studenti e di chi lavora nella scuola. Io dico sempre, l'ho detto anche quando ci sono state delle polemiche, che noi potremmo accogliere 3.000 studenti teoricamente, ma avremmo quelle che veramente vengono chiamate classi pollaio, in primo luogo. In secondo luogo non avremmo tre laboratori di informatica, non avremmo il laboratorio linguistico, non avremmo il laboratorio di fisica, non avremmo il laboratorio di scienze. Cioè entrare in una scuola dove entrano si accolgono tutti indistintamente e non c'è spazio per fare altro, per le attività pomeridiane. Dovremmo eliminare la biblioteca, noi abbiamo anche una biblioteca molto fornita, che eh, gli studenti il pomeriggio possono frequentare, possono andare a studiare, a intrattenersi, discutere. Cioè tutte queste cose fanno sì che una scuola possa essere accogliente. La scuola accogliente è anche quella dove tu entri e non tutti gli spazi sono occupati da persone e non puoi muoverti in un'aula. Quindi io cerco sempre di far capire che, so, i criteri che ogni scuola deve fissare dei criteri per respingere le iscrizioni. È una norma del Ministero dell'Istruzione. Eh, purtroppo eh, i criteri sono anche dettati dalla impossibilità di avere degli spazi che possono ampliarsi a seconda della necessità. Il nostro, tra l'altro, è uno degli edifici più grandi della provincia come scuola. Può accogliere 1600 studenti. In questo momento sono accolti 1600 studenti in condizioni ottimali, e vuol dire che hanno spazi per fermarsi, hanno spazi per discutere, hanno spazi di laboratorio. Se noi superassimo questo limite, non avremmo, dovremmo sacrificare degli spazi. Allora io chiedo sempre ai genitori: l'iscrizione può essere fatta a costo di non avere i laboratori nel caso del linguistico non avere il laboratorio linguistico, come posso apprendere le lingue se non frequento il laboratorio linguistico? Eh, ci chiedono qual è la percentuale di promozione bocciature. Allora, quest'anno nelle prime del linguistico la percentuale di bocciature è stata molto alta. Ma è stata molto alta, vi posso assicurare, proprio per eh, difficoltà di adattarsi a un metodo di studio, che è un metodo di studio che richiedeva, per esempio, eh, un, una percentuale di impegno a casa, cioè non si può. Questa è una cosa che noi riscontriamo spesso: questa sorpresa degli studenti di dover a casa impegnarsi quotidianamente eh, non fermandosi alla lezione al mattino. Il numero di non ammessi è stato molto elevato, soprattutto sul liceo linguistico, la cosa ci ha anche molto meravigliato, ma sono stati dei casi veramente di difficoltà a, a, a lanciare un salvagente, perché erano ragazzi che avevano diffuse insufficienze. Cioè di fronte a studenti che hanno l'insufficienza grave nelle tre lingue straniere, trattandosi di un liceo linguistico, la domanda è, la scelta fatta è stata una scelta giusta? Evidentemente quest'anno la scelta non è stata mh, giusta o non è stata ponderata. Normalmente i livelli, quindi a parte quest'anno, normalmente i livelli sono alti per tutte le classi prime in tutte le scuole. Cioè il numero di alunni non ammessi in classe prima è in genere molto alto, va dal 7% ad alcune realtà in cui è addirittura il 15% dei non ammessi alla classe successiva. Stiamo parlando della prima classe, cioè per intenderci, partiamo con classi di 27-28 alunni che in seconda normalmente scendono a 23-24, nella migliore delle ipotesi anche a 22 come è accaduto quest'anno non ci sono altre domande? aspettiamo ancora qualche minuto e poi possiamo salutarci e rinviarci agli incontri in presenza 64 64 okay. Se non ci sono altre domande farei direi due parole di conclusione. Allora, noi nella scelta, come ho detto prima, noi ci rendiamo conto che la scelta è difficile. Però la scelta va anche ponderata, ponderata perché eh All'età di questi ragazzi, a 13 anni, una non ammissione alla classe successiva può essere recuperabile senza problemi. Abbiamo avuto studenti ripetenti al primo anno che poi hanno avuto una carriera scolastica senza nessuna difficoltà. Altri invece che, rimanendo nella scelta sbagliata, hanno continuato a sbagliare fino a perdersi del tutto e sono andati a... Uh, ingrossare le file di quelle che vengono chiamati gli studenti dispersi, cioè quelli che poi non frequentano nessuna scuola. L'invito che io faccio ogni volta, ed è un invito accurato, è a non creare a, nella scelta a non fare una gerarchia di scuole, cioè le scuole di serie A e le scuole di serie B. Perché spesso. Uh, è preferibile frequentare un buon, un ottimo istituto tecnico e ci sono in provincia ottimi, buoni, eccellenti istituti tecnici che consentono comunque di andare all'università, che hanno il vantaggio di fornire un diploma che inserisce immediatamente nel, nel mondo del lavoro, piuttosto che rinunciare a frequentare un istituto tecnico perché i licei sono più prestigiosi, perché poi si paga lo scotto di affrontare un indirizzo o una scuola. Che ha delle difficoltà perché richiede, richiede delle basi di metodo di studio molto più solide di altri, di altri indirizzi. Un'ultima domanda. domanda: se sì. saremo presenti a Young, non saremo presenti a Young per un semplice motivo. Lo spiego, l'ho spiegato anche a Young. Quest'anno Yang non è stata organizzata sotto legida del provveditorato e delle scuole. Yang è stata organizzata autonomamente da Lario Fiere ed è diventato per noi una sorta di mercato dell'artigianato, cioè chi vuole venire, venga. Fino a due anni fa... Yang era un momento di vetrina della scuola comasca, partecipavano tutte le scuole, non solo il Giovio non ha partecipato a Yang, attenzione. Eh, noi abbiamo sollevato come scuole negli anni de, delle questioni critiche, l'affollamento, la difficoltà a, a, a interloquire con i ragazzi e, e pensavamo di trovarci di fronte a un progetto che rinnovasse la realtà Yang, invece Yang abbiamo visto soprattutto quest'anno è diventato semplicemente un luogo dove la scuola va, presenta, non ci sono conferenze, non ci sono presentazioni di orientamento, non c'è tutto quello che aveva caratterizzato fino a Yang. Lo stesso provveditorato non è stato messo al corrente di questa iniziativa e quindi è stata gestita autonomamente dalla Riofiere. Noi abbiamo pensato che, avendo quest'anno allargato le possibilità di orientamento e potendo ospitare i ragazzi qui a scuola attraverso varie iniziative, non ce la siamo sentita di andare a yang e non avere il tempo di far capire bene che cosa è il liceo Giovio. Ecco perché non siamo a yang. Ma ripeto, soprattutto non siamo a yang perché non è stata un'iniziativa della scuola comasca ma di Lario Fiere. Uh. All'atto dell'iscrizione è prevista la possibilità di scegliere più scuole nel caso... Sì, allora è sempre preferibile eh, indicare almeno tre possibilità, perché nel caso non sia eh, possibile l'iscrizione alla prima scelta, si può indirizzare alla seconda scelta e eventualmente anche alla terza scelta. Nel caso del linguistico la scelta può essere fatta su due indirizzi di lingue diverse anche all'interno del gioio. Eh... Qual è l'anno con la bocciatura più alta? Il primo, il primo assolutamente. <ride> il, primo. Eh. il primo in tutte le scuole, qualunque esse siano. Eh, C'è un salto di, di impegno che non dipende dalla scuola perché anche negli altri indirizzi, non solo liceali, il primo anno è quello più difficile. Forse qui dico quello che in genere eh, penso... Eh, l'errore della riforma è stato quello di non avere un biennio unificato, cioè che spostasse la scelta al terzo anno e non a 13 anni. Ci rendiamo conto che a 13 anni è difficile scegliere. Non ci sono, per altre, ora domande. Non ci sono altre domande. Aspettiamo allora qualche minuto. Però non parliamo sempre di bocciatura, cioè facciamoli prima <ride> no. arrivare e poi, poi ci vorremmo... cioè arrivano e mi eh, non è che arrivano e subito, già chi arriva ha in fronte il timbro, sarò bocciato. Eh, bisogna senti, sentirsi disposti a allora, intanto che ci piace l'indirizzo, uno guarda le materie e dice sì, mi piace questo indirizzo. Eh, poi parla con chi già ha frequentato il Giove. In genere la scelta viene fatta così: i vicini di casa, gli zii che hanno frequentato, i cugini, gli amici degli amici. E quindi ognuno dirà la sua opinione. La cosa fondamentale è che mi piacciono quelle materie, sono disposto a studiare, a sacrificarmi. Non, non si va a divertirsi perché bisogna studiare, ma lo studiare in sé non è che possa escludere del tutto il divertimento. Abbiamo studenti atleti, studenti che frequentano il conservatorio, c'è cioè studenti che riescono a fare tutto con molto impegno, sacrificandosi e stringendo i denti, del resto bisogna anche abituarsi a raggiungere i risultati con un minimo di sacrificio. Nulla ci è mai regalato e nulla è mai facile da raggiungere, anche le cose più semplici. Non ci sono altre domande? Va bene. Allora direi che possiamo chiudere questa serata online, eh, rinviare per quelli che si prenoteranno alla visita in presenza, restano tutte le possibilità di interlocuzione con noi attraverso mail o attraverso l'incontro online con la professoressa Boscaino. Grazie di, essere, di aver avuto la pazienza di ascoltarci, speriamo di aver chiarito qual è la configurazione e l'identità del nostro liceo linguistico e in generale del nostro liceo, per cui buona serata a tutti voi.